L'arte di Bibart diventa anche design con la poesia della luce, produzioni d'autore, una mostra che ha coinvolto designer pugliesi proponendo di avviare una ricerca progettuale tesa a individuare nuovi materiali per illuminare concetti ed ambienti. La luce è protagonista di se stessa e nel contempo rappresenta l'elemento che rende protagonisti, atmosfere ed emozioni. Domus Milella è la location che ha ospitato la mostra curata dall'architetto Francesco Mancini. Siamo nell'ambito di una mostra davvero molto particolare, una mostra che richiama la luce. Il titolo, La poesia della luce, com'è nata questa idea? Questa mostra è la terza inserita comunque nell'ambito di varie mostre che organizzo annualmente che si chiama Produzione d'autore. Gli altri anni hanno avuto vari temi, tra cui uno è stata quella dell'empatia, l'altra quella dell'amore e questa è quella della luce. L'idea alla base della mostra è quella di progettare un oggetto luminoso quanto più contemporaneo, senza nostalgie del passato e senza profezie per il futuro. Un oggetto luminoso che esprima il suo eterno presente, un oggetto minimo che contenga un elemento imprevisto che lo caratterizzi e lo identifichi. Quest'anno hai voluto scegliere tutti artisti pugliesi che si sono confrontati sul tema della luce. Sì, è la prima volta che coinvolgo solo designer pugliesi, perché mi sembrava il caso di lavorare essenzialmente sul territorio. L'artigiano si fa poeta e viceversa, entrambi alla ricerca della qualità e della perfezione, e la luce si fa poesia, guida, riferimento, interprete del suo tempo. La luce è elemento fondamentale della nostra vita. Cosa emerge da questa mostra? Emerge che i progettisti si sono impegnati veramente tutti e sono venute fuori delle proposte decisamente interessanti che esulano un po' dal panorama e dalla classica lampada da appartamento e quant'altro. Sono tutti complementi d'arredo che però danno un tocco magico a chi li ospita nella propria casa. Decisamente, perché è proprio questo che si voleva, andare oltre l'oggetto, oltre la lampada. E credo ci siamo riusciti con questa mostra. Richiama un po' le luci di un night, arredamento moderno o arredamento classico? Ma diciamo la lampada si decisamente è contemporanea, no? Per cui si ispira, ecco, a me dà l'idea di un oggetto che possa suggerire la discoteca, il night e quant'altro, però avendo la possibilità di essere dimmerata la luce e modificata nella colorazione, penso che possa andare benissimo in un ambiente moderno, però sono interessanti le sfide perché un ambiente classico potrebbe benissimo ospitarla. Un nido in casa. Sì, questo è un traliccio, abbastanza poetica questa lampada, è un traliccio su cui una cicogna ha nidificato e le lampade sono le uova, quindi c'è questa trasposizione. E questa è la sfida di ogni progettista, no? Quella di andare oltre l'oggetto lampada. Questa è tua personale, sì. Ma cosa ti ha ispirato? Allora, io sto lavorando sul concetto di sospensione, no? Di avere delle forme armoniche sospese nello spazio. E quindi c'è questo elemento rosso, che poi può avere anche varie colorazioni, che si poggia su un cilindro trasparente e mi dà l'idea della sospensione della luce. Quindi diciamo che la luce è energia e l'energia è vitale, quindi insomma una mostra così non poteva che far bene. Ma sicuramente in questo
questo periodo sì, perché abbiamo bisogno decisamente di nuove energie, nuovi stimoli. E comunque l'intento da cui è partita questa mostra credo non sia stato raggiunto, che è quello appunto di creare con la luce delle atmosfere. Questa è una sua creazione, è un tavolino o un portafiori? O forse entrambe, o forse tutto può essere richiudibile, perché comunque la luce ha anche una funzione in questo caso, quindi non è soltanto una rifrazione sulle tessere in mosaico, così come si veniva nei mosaici bizantini, ma è una trasposizione. Qui c'è anche l'uso poetico di un portavaso con il tulipano, perché mi ha ricordato una leggenda in cui un imperatore ottomano deve dedicare e regalare un fiore a una principessa olandese e decide che l'unico fiore che ne conosceva ma che poteva essere trasportato era un tulipano.